una vittoria mutilata per il presidente Recep Tayyip Erdogan. Il suo partito della giustizia e dello sviluppo, l'AKP, ha conquistato insieme agli alleati nazionalisti il 56% dei comuni al voto, ma la vittoria è stata oscurata da un trionfo storico delle opposizioni. Dopo 25 anni di potere continuativo dei conservatori islamici, nella capitale Ankara ha vinto il candidato del Partito Popolare Repubblicano Mansur Yavaş. I repubblicani si confermano partito dominante anche a Smirne. I curdi dell'HDP si riprendono diverse città del sud-est del paese, a cominciare dal capoluogo di Diyarbakır. Siamo felici e non lo eravamo da tanto tempo, ma saremo ancora più felici quando il sindaco di Istanbul sarà con noi. È a Istanbul, infatti, che si sta giocando la vera partita. Lo scrutinio, interrotto più volte, è ancora in corso, ma nella notte entrambi i candidati, l'ex premier Yildirim, fedelissimo di Erdogan, e il rivale repubblicano İmamoğlu, hanno rivendicato la vittoria. Le elezioni sono state considerate un referendum su Erdogan, al potere da più di 16 anni, nonostante, secondo i sondaggi, è tuttora il politico più popolare della Turchia. Sul voto ha pesato la situazione economica del paese. La disoccupazione giovanile è salita al 30%, la lira continua a svalutarsi e l'inflazione ha raggiunto il 20%.